Ancora un incendio in provincia di Chieti. Siamo qui in una situazione apocalittica. Siamo a Sant'Amato Madonna del Carmine, in questa località, due contrade di Lanciano, con il sindaco Mario Pupillo. Come si è sviluppato questo incendio? Cosa si sa finora? Sono intervenute tutte le squadre dei vigili del fuoco della provincia di Chieti? Sì, da quello che abbiamo potuto ricostruire fino adesso, verso le 11:30 sarebbe partito un incendio in contrada San Iorio, e con il vento così forte purtroppo si è praticamente diffuso soprattutto verso Sant'Amato e Madonna del Carmine, e quindi sono intervenute le squadre. È chiaro che la velocità del vento ha messo in difficoltà tutta la situazione, e la prefettura ha inviato subito due elicotteri. Adesso c'è il Canadair, io mi sono sentito con la prefettura e subito si sono attivate, tutte le squadre sono in azione, la polizia ha cercato di calmare i cittadini, che ovviamente ci sono state scene di panico, certo. E questo è comprensibile. E i nostri vigili urbani, la protezione civile si è subito attivata, è una situazione molto, molto difficile. Il fuoco ha interessato alcune case, sembra non in maniera tale da comprometterne l'abitabilità. Noi abbiamo organizzato un centro di raccolta a Via Rosato, e adesso qui alla cantina sociale, proprio per essere più vicini ai cittadini di queste due contrade. Ci sono molti focolai ancora? Sì, il concetto l'abbiamo visto proprio qui davanti a noi, che il vento è così forte, ma macchia di leopardo fa partire dei fuochi che sono poi indomabili se non si interviene subito. Ci sono stati anche dei cittadini che, bontà loro, anche con coraggio si sono impegnati a spegnere il nascere di qualsiasi piccolo focolaio, che poi diventa devastante. Adesso siamo verso la cantina sociale, che è interessata da un nuovo focolaio, ma ci sono i canadri che stanno lavorando e gli elicotteri. Momenti di panico. Sì, perché io sono venuto da Vasto e poi col trattore ho fatto la linea antifuoco e ho protetto la casa, tutto qua. E lei abita sempre qui, in momenti di paura? Un po' abbastanza, ce l'abbiamo a 20 metri, 50 metri. Io ho zappato quella zappatura, l'ho fatto pure là sotto, però sono arrivato da Lanciano un attimo e ci avevo arrivato qua. C'era la casa di mio suocero qua sopra e avete bruciato. Lei è residente in contrada a Sant'Amato, che ora più o meno vi siete accorti? Intorno a mezzogiorno abbiamo visto questo fumo uscire. Poi da che lato? Dalla parte di giù, e era un bel fuochino, però era lontano, quindi non abbiamo nemmeno considerato quelle che potevano essere poi le conseguenze. In breve tempo che poi è arrivata la mia. Esatto, nel giro di un'ora e mezza poi è arrivata la devastazione totale, quindi siamo usciti fuori casa.